Ciao ragazze, allora benvenute al solito appuntamento mensile dei Promossi e Bozzati, sempre in collaborazione con la mia amica Fede, che saluto e mando un bacione fortissimo. Vi lascio giù nell'info box, come sempre, i link ai canali di Fede. Mi raccomando, passate dalla mia amica Fede che non ve ne pentirete. E nulla, inizio subito col farvi vedere i promossi di questo mese. Allora, vi faccio vedere i prodotti, diciamo, per la cura del corpo e per la skincare. Allora, giorni fa, sono passata, insomma, dal negozietto, dei detersivi mio solito e ho trovato questo burro corpo, questa crema ultraemolliente con burro di karité della Glenova. All'interno praticamente è senza paraffina, senza parabeni e senza siliconi. Ha un odore buonissimo, davvero, estasiante. E questo è l'Inci, se lo riesce a mettere a fuoco. Io non ne capisco assolutamente nulla. Eccolo qua. Al limite fate un fermo immagine. Come potete vedere, 170 ml di prodotto e l'ho pagata soltanto 1 euro. Non l'avevo mai vista. Io della Glenova ho provato anche il tonico e non mi ci sono trovata male, quello lì per pelli sensibili. E la sto provando e devo dire mi sta piacendo. Non l'ho, diciamo, utilizzata tutto il mese, però è degna di nota secondo me e l'ho voluta inserire lo stesso perché mi è piaciuta troppo. E un altro prodotto che è davvero super è questo struccante della L'Oreal, lo struccante occhi e labbra express speciale per trucco waterproof e lunga tenuta. Praticamente, come potete vedere, è uno struccante bifasico che va additato e va, insomma, applicato quando, insomma, abbiamo ottenuto questa soluzione qui. E ragazzi, davvero è ottimo, strucca lo stucco, davvero è impressionante. Ve lo straconsiglio, non ha un costo bassissimo perché costa 4,90 € da acquasapone, ma ce li vale. È 125 ml di prodotto, ma mi sta piacendo tantissimo. Da quando l'ho comprato, davvero lo sto utilizzando sempre, mi sta piacendo troppo. Poi, allora, vi faccio vedere i prodotti, diciamo, promossi. Sono rimasta estasiata da questa combo. Allora, precisamente, questa matita della P2 Perfect Look Lip Liner, la 141 Volcano. Che è questa matita, ecco, adesso entrano anche le mosche, che è questa matita fatta tipo automatica. E vi faccio vedere, oh, questa combo, raga, è il top, cioè sembra che avete il rubivù proprio. Questa è il colore, bellissima, veramente bellissima, completamente matto. È una matita, vi ripeto, automatica della P2. E poi ci ho utilizzato su il 68 di Debi, il Moulin Rouge. E l'effetto è super, resiste tantissimo. Vedete, matita e rossetto praticamente sono identici e l'effetto è qualcosa di spettacolare, davvero. Ho pubblicato ultimamente il trucco di ho pubblicato le foto dove avevo su questo rossetto, questa combo ed è qualcosa di spettacolare davvero. Al limite ve la metto o qui o qui la foto con questo rossetto su ed è stupendo, davvero stupendo. Sono rimasta estasiata, quindi super promossa questa combo. E poi vi faccio vedere, allora, sempre rimaniamo in tema labbra, vi faccio vedere altri tre prodotti labbra, tutti sul viola rosino. Devo dire la verità, in questo periodo sono fissata con il viola e si può notare. Allora, vi faccio vedere la lacca per labbra della Ruby Kisses, che è spettacolare. Io sinceramente finché non l'ho sbocciata in fiera non gli davo una lira. E vi faccio vedere quanto cazzarola è bella. Cioè, spettacolo allo stato puro. Questa qui praticamente si secca e vi colora le labbra. L'effetto gloss, diciamo, va via dopo un poco, però
Però avete le labbra di questo viola bellissimo, cioè stupende. Per aver pagato tre prodotti 5 euro è davvero un super, super affare, secondo me. Questa qua si chiama Lip Liquor, però non so se riuscite a trovarla su eBay, della Ruby Kisses. Poi, sempre in tema viola, sto utilizzando tantissimo questo rossettino di Shaka che mi ha mandato la mia amica Mare del numero 56 Purple Rock, che è questo qui che ho su. Però da sotto ci ho messo una matita lilla che mi sono scordata di prendere per farvi vedere. È una matita super super economica, sempre che me l'ha regalata Mara, ed è lilla praticamente, ci sta divinamente, è una combo davvero ottima. Comunque, il rossetto è questo qui, come potete vedere è proprio viola ed è bellissimo. Ha un finish sheer, però l'ho provato insomma con la matita da sotto oggi e mi sta piacendo tanto come combo, anche perché sembra matte. Non so se si nota, ecco. Che sto registrando con la luce insomma del sole. E poi, come ultimo, ma non per importanza, è questo rossettino di Gicquette. È davvero ottimo, raga, vi dura tantissimo e anche qui ho fatto una combo con una matitina che sto ancora testando della Peggy Sage, ma sicuramente ve ne parlerò perché mi sta piacendo. L'ho pagata pochissimo e è degna di nota. Comunque, questo rossetto questo è il colore, vedete quanto è bello, della Gicquette, questo rosa stupendo, davvero stupendo. Quasi sembra sheer, diciamo, ma sulle labbra diventa matte, è davvero qualcosa di stupendo. Ed è lo FL101 Shiny Rose. Questa marca praticamente arriverà anche in Europa, ci ha spiegato Sebastiano Coco, e praticamente è molto molto simile alla NYX, ma vi assicuro il rossetto è qualcosa di fantastico. L'ho indossato ieri, con il trucco diciamo tipo Barbie, al limite anche con questo rossetto vi posto la foto o qui per farvelo insomma vedere all'opera. E questi sono tutti i promossi. Poi un altro promosso, sempre per quanto riguarda però gli occhi questa volta, è sempre volevo dire P2, è questo eyeliner qui. Non è quello che indosso, questo qua è quello che fa l'effetto, diciamo, angolato, il curl eyeliner, come caspita si chiama lui. Questo qua è un eyeliner liquido normale, ma mi piace molto perché di un nero intenso si asciuga subito e mi piace poi il finish che ha una volta asciugato. Vedete, è nerissimo, cioè fa impressione per quanto è nero, è di una bellezza folgorante e quando si va ad asciugare diventa matte. Davvero bellissimo, molto molto bello. Poi ovviamente vi farò tutta la review dei prodotti P2, li voglio provare meglio e vi faccio insomma la review di tutta la box, insomma la pochettona che mi hanno dato. Vedete, è proprio, proprio bello, un nero intensissimo, stupendo, ed è il più nero, insomma, di tutti, tra tutti gli eyeliner che ho trovato. Ce n'erano tipo 4. Un attimo solo che mi voglio struccare, se no non va più via. Ecco, vedete, questa matita che non va via è la matita di P2, rendiamoci conto. Davvero ottimo, ottimo prodotto. Poi vi voglio parlare di tre prodottini. Allora, inizio con una delusione, davvero ci sono rimasta di merda e dire poco. È questo prodotto di Paola P che io adoravo, cioè non è che lo schifo, però mi ha deluso, nel senso, questo prodotto qua, il Brown Design FX, l'avevo utilizzato per quando sono partita al Cosmoprof. E insomma, da lì l'effetto, insomma, erano perfette, le sopracciglia, il colore è sempre il solito colore, questo qua è il numero 3, quello là proprio scurissimo. E comunque, praticamente, cosa accade? O perché l'avrò tenuto più tempo, non lo so, comunque, dopo un tot di ore, mi rendo conto che io in fiera ho le sopracciglia viola, cioè,
non viola così, no, perché sennò mi sparavo, però un viola prugna, cioè scuro, un nero mischiato al viola, come se l'inchiostro si fosse, non lo so, sciolto o si fosse tipo decolorato, una roba del genere. Mi ha deluso, raga, che non potete immaginare. Sono rimasta di merda, perché voglio dire che, cioè, non mi aspettavo che dopo un tot di ore, cioè, sto coso ti fa le sopracciglia viola, cioè. Sono rimasta male, me lo dico, sono rimasta proprio male. Lo voglio riprovare per vedere se è il prodotto che è andato a male e tengo le sopracciglia viola, oppure che vi devo dire, è un prodotto che va utilizzato per poche ore. Se voi lo volete utilizzare come volete, insomma, cioè come lo si deve utilizzare, perché questa è una tinta per sopracciglia, quindi si presuppone che tu la devi tenere su tutta la giornata per parecchie ore e non avere le sopracciglia viola. Io invece ho avuto purtroppo le sopracciglia viola, che lascia stare che tenevo i capelli davanti in questo modo per cercare di coprire, però comunque cioè, non esiste nella maniera più assoluta e ci sono rimasta di merda. Quindi nel ni questo prodotto qua, perché non lo boccio direttamente perché me l'ha fatto solo quella volta. E quindi il brand design di Paola P. E altri due prodottini sono queste due ciprie DP2 che non hanno tanta coprenza. In particolare mi ha deluso questa, la 5-in-1 Perfect Finish Powder Makeup più Primer. Cioè, questa cipria praticamente dovrebbe essere tutto, dovrebbe essere un fondotinta, dovrebbe essere una cipria, un correttore, dovrebbe essere tutto, ma in realtà non è niente. Cioè, l'ho utilizzata, come dalla webcam non si nota, ma vi assicuro l'ho utilizzata. Comunque, sì, è molto molto setosa al tatto, vi sembra scrivente, però una volta applicata sul viso non è granché. Vedete, questa è la cipria. Devo provarla con il puff, diciamo questo qua, perché poi è probabile che devo utilizzarlo allo stesso modo di quella lì di Liol. Per ora ve l'ho messa nei ni perché non mi è piaciuta particolarmente, non ho notato tutta questa grande coprenza che hanno decantato e nulla. La voglio provare con questa spugnetta e vi farò sapere sicuramente. E diciamo, questa qua mi ha deluso perché per quello che promette ti aspetti chissà cosa, invece no, cioè, ma anche no, non ho trovato tutta questa grande coprenza, almeno applicandola con il pennello da cipria, anche flat, però non mi ha dato chissà che coprenza. Questa qua è la 020 stand e nulla. Poi ho usato questa qui che è la Feel Good Mineral e anche questa qui, questa è la 030 Beige Desert. Anche questa qui, diciamo, mi ha deluso perché fondamentalmente non è che ha tutta questa grandissima coprenza. Sembra che non l'ho utilizzata, raga, ma vi assicuro l'ho utilizzata. Vedete, tutti questi picchiettoli sono del pennello. E diciamo, anche questa qui è molto molto setosa al tatto, vedete? Però poi, quando insomma l'andate ad applicare sul viso, non è niente di eclatante. Non lo so, voglio provarle ad utilizzare questa cosa, con la spugnettina che dà più coprenza e poi vi farò sapere. Per ora è un niente di eclatante. Sono, diciamo, gli unici, si può dire, prodotti DP2 che non mi hanno entusiasmato per quelli che ho provato finora e sono queste due ciprie. E nulla, ragazze, questo è quanto. Questi sono stati i miei promossi e bozzati di questo mese. Io vi mando un bacione grandissimo, vi invito a guardare il video di Fede e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!